A questo punto. Lo sai il nome dell'ospite? Sì, lo so. Farei anche una breve introduzione perché. No, allora. Sì, una brevissima introduzione. Resti tra di noi. Allora, adesso noi introduciamo l'ospite. Sì, tu vai a vedere. Introduciamo l'ospite, ma l'abbiamo truccato. Laura. Da fa schifo. Però lui non lo sa. Non lo sa, quindi. Voi applaudite, fate finta di niente, come se no. Vi facciamo tutta l'intervista così. Poi dopo, dietro le 15, facciamo vedere allo specchio come eravamo. Dicevo, signori e signori, un uomo, un paio di occhiali. Questa sera è qui con noi. Beh, ovviamente solo perché è un amico, perché tra l'altro gli devo anche dei soldi, quindi vabbè. E, niente, altrimenti l'avrei anche rimosso dagli amici di Facebook. Comunque vorrei. Ci siamo, perfetto, ok, signori e signori, qui. Ai rompipalle, un regista o presunto tale, un collega, Matteo Belletti. Ciao caro, tutto a posto? Cosa è successo? Ciao! Gelato ce l'hai qui, perfetto. Accomodati, carissimo. Eccoci qua. Come va? Caldo? No, più che altro è che il... Il whisky è del discount, probabilmente. Anche la truccatrice ha fatto un po' un disastro. Ah, no, ma stai bene. Ciao questo Matteo, vabbè, niente. Ciao Mirko. Sì, ciao, come stai? Bene. Tutto a posto? Sì, sì. Sì? Ti vedo sì. Bene, insomma, sei sì, ingrassato. Sì. Allora, Sì, è un attimino difficile guardarti in faccia stare seri, però noi sì. Proveremo, dammi ovviamente. Un occhiale. No, volevo chiederti chi sei e perché sei qui. Mi chiamo Matteo Belletti e sono qui perché sono stato invitato da Mirko Zullo. Ah. Quindi queste sono le risposte fondamentali. Va bene, ok. Nella vita cosa fai? Cioè, questa la metto faccio su Facebook, riprese, aspetta. Video. Beh dai, non è così peggio di come pensavo. Nella vita faccio riprese, montaggi video, sono un produttore di video, ma mi occupo anche, ed è il motivo per cui forse sono qui più che altro, della gestione di uno spazio giovani, che è quello del comune di Verbania, a Possaccio, il famoso cantiere, sì. In cui nascono tante belle cose, se ci sarà modo lo di dirò. Parlarne. Va bene, facciamo che parlarne subito così ce la leviamo. Il trucco però è sexy, sì, a quanto pare. Sì, sì. Il vai, cantiere vai. Di Possaccio, sì, sì, raccontaci. Ma c'è del trucco anche sul... Ah, raccontaci. Il cantiere di Possaccio è lo spazio giovani, appunto, dove nasce da un vecchio progetto di Michele Marinello, all'epoca assessore alle politiche giovanili, sala prove musica media e comune di Verbania con Silvia Magistrini, quindi un par condicio politica e dove le buone idee vincono soprattutto. E l'argomento principale che si tiene al cantiere è la musica, ma anche un po' l'arte in generale, rock and roll sempre. Il principale progetto appunto è la sala prove musica media, poi c'è uno spazio dove si organizzano dei concerti, ma io stasera sono qui. E lì, no, non offenderti. Dai, no, sai perché offesa? Perché ho appiccicato gli adesivi di associazione a distinguere a tutti. Devo farlo e non, vedere bene. Non a lei? E non a Elisa, ma adesso arrivo. Associazione qua. Distinguere è una realtà giovanile. Intanto che tu fai vedere l'adesivo, io lo metto anche sulla Eli. Associazione Distinguere è un gruppo di lavoro. Ma premerò più forte il baby. Il gruppo di lavoro. Occhio alla macchina fotografica almeno. Gruppo di lavoro giovanile. Al quale tengo parecchio perché è stato da un paio d'anni ormai, insomma adesso settembre... Chi ha detto che l'ho fatto apposta? Chi è stato? Alzi la mano, chi... se avete il coraggio, comunque aveva no, ragione, non... chi l'ha detto aveva ragione. L'abbiamo provata molte volte. Queste cose fanno alzare l'audience, no? Queste... Comunque dicevo di Associazione Distinguere che ha portato una ventata di novità. E vedi, ogni volta la ventata fa cadere lo zulo. E come dire... Ma qualcuno qui ha fatto un'intervista seria? No. Ah, ok, allora è tutto nel. No, tra l'altro più sei logica. Breve meglio è, perché infatti, tanto non è che no, ti interessa però, molto. No, però, sta... la cosa bella no, di Associazione Distinguere, ci tengo moltissimo, sì. Si uniscono la musica, l'arte e le oh. associazioni. Le associazioni, ci sono tantissime associazioni sul territorio, la musica, dico ormai da un annetto, che è come un salame, un prosciutto, un formaggio DOP della nostra provincia, quindi vanno valorizzati i gruppi locali e vanno fatti dei concerti, cosa che noi
noi offriamo al cantiere, ma poi ci sono, insomma, da lì partono per tournée mondiali, insomma. Okay. So che avete avuto qui i Nikis, i Folca Miseria, cioè, settimana scorsa i Noah, Nikis, seconda, quarta puntata. Vabbè, insomma, non passa. Comunque, avete avuto tantissimi gruppi. Ascolta, no. Cioè, io volevo chiedere una cosa. Sì. Dimmi, dimmi. Cioè, ma tu sei fidanzato? Momentaneamente occupato, ma poi si libera forse. Perché? Momentaneamente no, occupato, ma poi libero. Come il telefono. Ah. No, momentaneamente occupato, per cui però lo stato però, che hai su Skype, occupato, ecco. Non disponibile. Vabbè, allora noi siccome relazione tu complicata come sei Facebook, un regista e quindi di solito stai davanti, stai dietro alla telecamera. Caldo, noi abbiamo deciso di metterti alla prova, giusto, nel senso che siccome tu solitamente fra virgolette dai ordini, ovvero fate così, adesso la scena è questa, adesso noi diciamo a te cosa devi fare. Esatto. Ok. Tu hai 30 secondi, dacci giù, secco. Magari guardi Dino, guardi questa telecamera. Sì, fa un bel guarda, primo piano. Fai un sorriso alla The Club anche tu magari. Certo. E hai 30 secondi per pubblicizzare la nuova marca di Viagra. E tu lo usi ovviamente. Ok. Allora, ci sei? 3, 2, 1, vai! Ciao! Viagra! Scusa. Aspetta, faccio. 1, 2, 3, ciao! 3, 2, 1... Vai! Chuck? Chuck! Vai! Se questo rumore non vi ha convinto, allora ci proverò io. Viagra, e sai cosa bevi? Quando il rumore doveva essere il rumore... scatta fuori all'improvviso. Vabbè, dai, carina, no? Non è, com'era? Non era male. Vabbè, datemi tre minuti. Cioè, in questo momento mi manca veramente l'avvocato. Posso, posso farne una io? Sì. Che mi è venuta in mente adesso? Vai, vai. La posso fare? Ok. Senza, no, senza musica, grazie. 3, 2, 1, ciac! Allora, io sono una lei, ok? Con davanti il fidanzato. Ok, va. Vabbè. D'altronde, quando uno è un bravo autore... Che ci vuoi fare? Va bene, vabbè, domanda bomba. È arrivato bomba. Il momento delle domande... Scusate, a me c'è, cioè, sta roba mi sta... Fate la ceretta, ok. Domande a bomba, domande, chi tre l'ho fatta, opzioni. Guarda. Mi ascolti? Sì, scusa. Domande a bomba. Ogni domanda ha tre opzioni, tu devi dire quella che senti più tua. Sì. Vai, Eli. Allora, la mia ragazza, uno, è strana, due, non dice che mi ama, tre, è la migliore del mondo. È strana. È strana. Inevitabilmente. Ok. Allora, la gelosia, uno, non serve a niente, due, in giusta misura, ma bisogna dare piena fiducia come faccio io, cioè tu. 3, non serve a niente, ma se adesso quella stronza non risponde, faccio una strage. Tendenzialmente la 3, sì. Anzi. Vabbè, comunque io so che una ragione c'è per tutta questa gelosia di Matteo nei confronti della sua fidanzata e la questa sera abbiamo voluto fare una carambata. Una carambata, la tua... Una carambata. Ragazza, è Matteo, qui? Matteo, noi, sullata, per te questa sera abbiamo portato la tua ragazza! D'altronde le dimensioni non contano. La siedo qui accanto a me perché comunque siamo gnocche uguali e quindi io credo che... Vai con la prossima, va? Va bene. Allora, non sopporto. Chi mi chiede l'ora sotto... Scusate, no, sto parlando. Cioè, non la cavalleria ma tranquilla, morta, tranquilla. Non ho capito. Vabbè, no, ha fatto una battuta bella, volevo farla sottolineare. Un po' di trucco anche te. Ok. Un po' di colore, ma io che sono bianco. Cioè, mentre il corpo agisce, no, le orecchie sono... No, insieme non le puoi fare, te lo garantisco. Allora, non sopporto chi mi chiede l'ora sotto l'insegna della farmacia, chi tossisce al cinema per tutta la durata del film, chi mi insulta quando per strada chiedo di baciarmi i piedi. Guarda, no, assolutamente la tosse durante i film, se è prolungata, no. Soprattutto bene. Se è un tuo... Mirka. Come questa, io parlo... Nel mio lavoro, uno, si guadagna bene... 2, sono un culattone raccomandato. 3, la passione è la chiave del successo. La passione è la chiave del successo. Ah, ma non... Grazie. Il lucchetto. Adesso ti portiamo qui. Sì, la, appunto, la... Il lucchetto, la chiave... Vabbè, la chiave, aspetta, adesso te la spiego quando arriva, perché... Nel frattempo magari gli facciamo leggere l'oroscopo dal mago Bino. Ma no, guarda, sono già qua, perfetto. Grazie, ragazze. Grazie, ragazze. Perfetto, allora... Questa è la passione. Okay. Qui in mezzo c'è la chiave del successo. Io ti tengo il microfono. Cercala e apri il lucchetto.
e auguri. Prego, caro. Quante chiavi sono? Ma non so, un po', però adesso... Quanto tempo abbiamo? Ma poi velocizziamo le immagini quando sì, montiamo. Sì, perché sennò ci mettiamo... Se volete andare a bere un caffè intanto, perché sarà un po' lunga questa. Ma ho visto qualcuno stasera si è portato dei cuscini, forse perché l'altra volta. Ho il vago sospetto che il mazzo sia del teatro di Sant'Anna e il lucchetto che usa Zullo, un regalo di nozze che gli avevo fatto io ai tempi. Ma non funziona, sì. Quindi... Direi che la passione non basta per essere... Se intanto vuoi raccontarci una barzelletta così... No, lascio a chi le sa raccontare meglio di me che... Vabbè, io gli leggo l'oroscopo. Ma sì, dai. Sì, l'oroscopo. Vai, vai, allora... La tua fidanza te la posso lasciare qua magari? E come okay. Siete permalosi, ragazzi. Aspetta, ti faccio dare un bacino. Ok. Un po' di caldo anche lì, perfetto. Allora andiamo dal Magobino che ci leggerà l'oroscopo. Sei sudato, cazzo. Buonasera, Magobino. Buonasera. Sì, lui è quello sfigato di Pelletti, eh? Lui è il secondo. Ok, vai. Allora, dopo lo scandalo del tuo video sexy finito... Grazie, Ascolta. Allora, dopo lo scandalo del tuo video sexy finito in rete con Paris Hilton, sei diventato l'idolo dei teenager. Hai centinaia di migliaia di fans su Facebook, gruppi dedicati a te. Hai addirittura ricevuto i complimenti da Rocco Siffredi. E qui vorrei sapere poi... Come fa? La tua popolarità è alle stelle e i tuoi conti in banca lievitano secondo dopo secondo. Peccato che non stiamo parlando di te. Allora, sta chiave del successo. La passione merita di rimanere come no. Tale. No, aspetta. Scusa. Devi parlare al microfono. Allora, ah, dicevo che la passione merita di essere di rimanere come tale, vabbè, allora, non rompere i sogni. No, adesso ti svegliamo. Non essere venali. Ti svegliamo un segreto. In realtà sì. La chiave del lucchetto in quel mazzo non c'era. Sì. Ok. Però la chiave c'è e ce l'ha da qualche parte nascosta uno di noi due. Ora noi ci alziamo e tu puoi, premesso che puoi cercarlo ovunque tu voglia, okay. Puoi trovare la chiave per aprire il lucchetto. Ok, posso fare una richiesta magari tra sì. Le rompipalline qua dietro. Sì. Cioè, di fotografare mentre. Mentre palpeggio. Vabbè, tanto sto qua io e canto una canzone. Cielo alto, cielo blu. Quindi posso iniziare. No, aspetta, Eli, dove è andata? Beh, ma io inizio con la parte più divertente. Eli. La tasca non aperta, diciamo no, che agevola molto nella ricerca. Di nuovo. Mi sto già emozionando. Ok, qui non c'è. Scusa, fai piano. Ah no, perché c'è anche non il microfono. Non ci sono tasche. Non ci sono tasche. Vabbè, parte di... Vabbè. Qui c'è il microfono. Quelle sono finte. Scusate. Ma allora! Io non ce l'ho, io non ce l'ho! L'ha trovata, un applauso. Adesso, scusa, ma dov'è che era, scusa, alla fine? Era ben nascosta, ben nascosta. Ok, ben nascosta, va bene, non lo diciamo, resta un segreto, però controlliamo che sia, dov'è Lucche? Ecco. Ah sì, la passione, scusate. Controlliamo che sia la chiave giusta, vediamo se è la chiave del successo, ragazzi. Che poesia, andiamo. Bravo. Zullo un po'. Va bene, niente, l'oroscopo l'abbiamo letto, possiamo anche cacciarti, facciamoli... però... La palla, insomma. Sì, facciamoci la palla. Vabbè. Allora, qui dentro c'è un bigliettino. Vediamo se tu sei il primo dei 25 ospiti che capiscono questo gioco. Allora, c'è un fogliettino, due domande, le leggi ma non le dici, ne scegli una ma non lo dici e rispondi vero o falso. Hai capito? Sì, posso chiedere una mano? Rompila, no, rompi palle. Ah, allora, perché no? Sì, senza sfasciarla perché andare avanti altre 3 settimane, quindi... Va bene, sì, facciamo un po' così. Assolutamente vero. Molto bene, grazie Matteo. Senti, adesso stiamo seri per 2 o 3 minuti. Abbiamo parlato del cantiere, delle iniziative che avete, le varie associazioni, magari lanciamo un contributo così vediamo effettivamente che cosa succede tra quelle mura. Ci stai? Va bene, allora la linea al cantiere a vedere insomma quali facce dietro la mia lavorano e rendono bello questo spazio sì. Giovane. Grazie Matteo. Ciao, grazie a voi. Ciao.
Siamo al cantiere di Possaccio, lo spazio giovani del comune di Verbania, dove ha avuto luogo lo scambio multiculturale Music Drops for Europe, un progetto nato dalla possibilità di finanziamento del programma Youth in Action, che prevede dei finanziamenti specifici. Ci siamo incontrati in questo cantiere a costruire un pezzettino di Europa con Italia, ovviamente, Francia, Romania, Spagna e Turchia. In questi giorni abbiamo costruito delle canzoni e abbiamo fatto delle opere artistiche sul tema dell'acqua, e questo è il tema che in qualche maniera ha unito le diverse competenze, i diversi stili, ed è stato un momento molto molto intenso. Una cosa a cui tengo particolarmente è ringraziare ovviamente lo sportello Eurodesk che ci ha aperto a questa opportunità, e ancora il comune di Verbania che attraverso l'assessorato alle politiche giovanili ci ha fatto avere un finanziamento che ci ha aiutato notevolmente, perché le difficoltà sono sempre molte. Voglio ringraziare non soltanto i gruppi che provengono dalle diverse associazioni degli stati che ho citato poc'anzi, ma anche il gruppo italiano che si è dato molto da fare per risolvere tutti quei problemi organizzativi che, per un'esperienza che noi dell'associazione CUL abbiamo fatto per la prima volta, insomma ci siamo ritrovati ad avere in maniera anche un po' inaspettata. Ben ritrovati. Eravamo già qua. Eravamo già qua. Non fa niente.